Amen. E mi ero dimenticato di presentare un libro. È un libro che ha scritto l'Apostolo Lidio e ha per titolo Autorità morale. Vi consiglio di prenderlo tutti e di leggerlo. Questa mattina mentre stavamo adorando ho detto: Signore, rendimi ricco finanziariamente, perché vorrei comprare 1.000 libri da regalare alle persone. Vorrei comprare 1.000 libri di questi da portare agli insegnanti che sono nelle scuole e dire fare così. Entrare nella cattedra con la mascherina. Mi scendete per favore un attimo il leggio in modo tale che vi faccio vedere. Attenzione per quelle 1.000 euro di telefono. L'ho finito di pagare qualche giorno fa. È andare nelle cattedre, entrare nelle scuole e dire agli insegnanti, prima di insegnare agli alunni, leggiti questo libro. Perché parla di valori, sia spirituali che valori sulla famiglia, sulla persona, su valori come rispettare le autorità, come rispettare i figli, come rispettare il marito, come rispettare la moglie, come rispettare gli alunni, come rispettare le piante, come rispettare il creato. Credo che la Chiesa debba uscire fuori. Quindi ti consiglio di comprare questo libro. Non ho la possibilità, ma se avessi la possibilità le comprerei e ne regalerei una a testa. Ma ti consiglio di leggere questo libro perché potrà cambiare, ti potrà accelerare e ti potrà cambiare subito il tuo modo di pensare e di vedere le cose. Ed è importante, Chiesa di Cristo Gesù, che impariamo a leggere i libri perché ci aiutano oltre la Bibbia. Wow, già chi l'ha comprato? Mamma mia, fedeli. Già preso. E ci aiutano i libri, oltre a leggere la Bibbia, ci aiutano a crescere nella fede. Ci aiutano ad aprire la nostra mente, le esperienze degli altri ci aiutano a comprendere tante cose. Amen? Ok, il titolo della mia predicazione questa mattina è Quarta parte dei cieli aperti. Le scorse domeniche abbiamo parlato dell'importanza del dare, abbiamo parlato dell'importanza dell'intimità. Vi ricordate dell'intimità? Quel bello, insomma. Cosa ha prodotto questa intimità? È salito il livello dell'intimità con Dio? Il tempo è salito, la qualità, il desiderio quantomeno è salito? Oppure c'è un elettrocardiogramma piatto? Sapete, quando si fa l'elettrocardiogramma si sente il battito del cuore, c'è un grafico che fa sali e scende a secondo, ma quando una persona è morta il battito cardiaco è piatto. E quando non c'è il desiderio per le cose di Dio, c'è un battito cardiaco piatto. Com'è il tuo? Posso misurare? È piatto. Intanto, se per favore mi prendi il quarto, i cieli aperti, mi apri il quarto qua, cercalo, aprilo per favore, perché io per sì e per no, ogni tanto il mio cellulare mi fa scherzi, ho il mio Google Drive, per meglio dire. Mi stampo anche quelli, grazie gentilissima. Ok, abbiamo parlato quindi di dare intimità, poi perdono. Quanti avete fatto delle chiamate per perdonare i vostri amici? Per perdonare i vostri nemici. E poi abbiamo parlato la scorsa domenica di cosa? Nel nome di Gesù. Abbiamo parlato di tre livelli. Presenza, onnipresenza, manifesta e dimorante. Non so quale in questa settimana hai sperimentato qual è il desiderio di vedere l'onnipotenza di Dio, di vedere la presenza di Dio manifesta oppure che dimori sempre. Amen. E quindi vedere questa meravigliosa presenza di Dio dimorante costantemente e che gli altri possano vedere in te Dio. Cioè, è arrivato Dio, quando tu arrivi, arriva la presenza di Dio. Gli altri non possono vedere Dio, ma possono vedere noi, o noi siamo il riflesso del cuore di Dio.
quando noi parliamo, siamo il riflesso di Dio quando noi ci comportiamo, siamo il riflesso di Dio nel nostro corpo, nel nostro viso, siamo il riflesso di Dio nel modo di ragionare, nel modo di avere visioni, nel modo di relazionarci con gli altri, nel modo di amare gli altri. Loro possono vedere il riflesso di Dio attraverso la nostra vita. E non possiamo presentare agli altri quello che noi realmente non conosciamo. Ti presento, dico ok, se cerchi una persona che ha bisogno di una persona che ti posso dire, di un'istruzione sull'informatica, dico ok, se Gloria è molto brava, te la presento perché ho conosciuto le sue qualità e quindi la posso presentare o consigliare a qualcuno perché ho conosciuto le sue qualità, le sue doti, le sue caratteristiche, la sua personalità e gli posso dire ah, queste doti, è brava in questo. Questo è bravo in questo, però anche il suo, conosco i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Ne posso parlare con qualcuno perché la conosco. E così allo stesso modo avviene con Dio. Noi possiamo parlare agli altri e possiamo presentare agli altri nella misura quanto noi conosciamo Dio. Ora noi non possiamo vivere dalle esperienze che abbiamo fatto 10 anni fa, che abbiamo fatto 15 anni fa, che abbiamo fatto l'anno scorso, ma noi dobbiamo parlare delle persone, delle esperienze che facciamo con Gesù giornalmente. Ma puoi conoscere una persona se giornalmente hai un rapporto, se abbiamo un rapporto sporadico con Dio, noi non possiamo conoscere Dio. Se abbiamo un rapporto sporadico con una persona, noi non possiamo conoscere quella persona. Conosciamo una parte, ma non conosciamo a fondo il cuore di quella persona e conosciamo a fondo il cuore di Dio quando noi spendiamo del tempo con Lui. Conosciamo a fondo una persona quando noi spendiamo del tempo con quella persona. Ma se non c'è un investimento e quindi non spendi del tempo con quella persona, tu non la potrai conoscere mai a fondo, la conoscerai superficialmente. Così allo stesso modo con Dio possiamo conoscere il cuore di Dio se abbiamo un rapporto con Lui e se desideriamo stare con Lui e se desideriamo conoscere quali sono i Suoi progetti. Quali sono, Signore, i Tuoi prossimi progetti per la mia vita? Quali sono i Tuoi progetti per la mia famiglia? Quali sono i Tuoi progetti per la città dove vivo? Per la chiesa dove io frequento? Quali sono? Allora è importante che ciascuno di noi individualmente abbiamo un rapporto con papà per conoscere cosa Dio ha nel cuore. Amen? E quindi di conseguenza poter far conoscere agli altri quello che Dio c'ha nel cuore. Ma se non conosciamo noi quello che Dio c'ha nel cuore, come possiamo presentare agli altri? Vi racconto una mia testimonianza. Questa settimana mi ha scritto un medico che conosco da vecchia data e che ho evangelizzato per tanto tempo, e mi ha scritto che aveva, dice, sai, dice, ho bisogno di un idraulico per questo. Ho detto, wow, vengo io. Subito gli ho detto, passo prima io, vediamo di cosa si tratta. Ma perché ci sono andato? Ci sono andato per creare un approccio, una continuità con la persona. E non ho aperto io il discorso, ma ha aperto lui il discorso dicendo, allora con le tue attività come va? Wow, ho detto bene, grazie a Dio, abbiamo parlato, io ho aperto il cuore, cosa è successo, cosa sta succedendo, cosa insegniamo, quali sono i progetti. Sai, alla fine era messo vicino a me e mi fa, dice, ma sai, dice che quando tu mi mandi messaggi mi danno carica. Dice, sai, dice, non so, dice, ma avverto comunque, ho detto, sai, per una questione di riservatezza, perché so che sta controllando il profilo di Facebook per guardare quello che facciamo, io ho detto, ma sai una cosa, che noi preghiamo sempre per te e per i medici, perché voi avete un compito particolare. Voi avete sotto le vostre mani i corpi delle persone, lui è un chirurgo, opera nella sala operatoria, voi avete sotto le vostre mani i corpi delle persone che sono preziosi per Dio
E a volte avete bisogno di sapienza, di saggezza, e noi preghiamo sempre per voi. E io ho detto, sai una cosa, io credo che il nostro incontro non è stato causale, così per caso, ma il nostro incontro è stato un proponimento divino. E ho detto, perché sai, io ho detto, facciamo questo, inizi a presentare quelle che sono le attività, le prospettive dove vogliamo arrivare. Ho detto, noi abbiamo contatto con i carabinieri, abbiamo a che fare con loro perché li evangelizziamo. Io ho detto, sai, nel tempo della pandemia, quando eravamo rinchiusi in casa e abbiamo portato delle brioche, come chiesa gliel'abbiamo regalato, perché volevamo fare sentire la nostra presenza. La stessa cosa abbiamo fatto, sai, con la terapia intensiva. E lui rimaneva così, perché stiamo presentando un evangelo diverso di quello che le persone conoscono. Perché le persone conoscono un evangelo religioso. E allora suscitate in lui curiosità, devo venirvi a trovare. E ho detto, sai, io ho presentato, quando entri c'è un capannone, io ho detto, siamo in un capannone. Però io ho detto, sai, dentro questo capannone, io ho preso qualche foto e ho detto, guarda, wow. Dice, ma è una sala conferenze. Dice, mentre gli parlavo di un capannone, ho detto, mi dice, ma è scaldato? Certo, è scaldato, raffrescato d'inverno. Non è fresco d'inverno e caldo d'estate. È caldo d'inverno e fresco d'estate, perché dobbiamo stare attenti. C'è fresco e anche caldo. Dice, d'estate c'è caldo, è normale, d'inverno è raffrescato perché c'è freddo. Noi ho detto, noi invertiamo. D'estate lo raffreschiamo, d'inverno lo riscaldiamo, si è riscaldato. È riscaldato, io ho detto, tutto questo è grazie alla collaborazione, alla semina che hanno fatto tante persone, ma anche, io ho detto, il secondo locale è stato frutto delle donazioni, i cuori generosi di tante aziende che hanno donato. E dice, ma come mai avete fatto questo? Chi è che ha fatto questo? Abbiamo istruito una persona per fare questo perché crediamo che lo Spirito Santo ci ha dato dei doni e ognuno di noi deve funzionare col dono. Così il lavoro che tu fai, ho detto, la professione che tu svolgi è un dono che Dio ti ha dato per benedire la vita delle persone. È un modo per evangelizzare, gli facciamo conoscere dove la Chiesa vuole arrivare. Perché molte abbiamo la mentalità della chiesa chiesana, ci chiudiamo, sono andati in chiesa. Dov'è la chiesa? Dove? La chiesa siamo noi. Il locale dove ci riuniamo si trova a Campo Formido, si trova in tal dettagli. Ma è importante che comprendiamo cosa Dio ha in mente. Ma Dio vuole arrivare negli ospedali, vuole arrivare dentro le caserme dei carabinieri, dentro la questura, dentro la finanza, dentro i militari, vuole arrivare dentro le scuole. Sì, e mica ci può andare Maria a evangelizzare nelle scuole. Dice, è ripetente lei, dice, quanti anni ha? Ha 60 anni che ripete sempre la terza elementare, non l'accettiamo. Dice, mamma mia, 60 anni che ripete sempre la terza elementare, o la prima media, o la seconda media, o il primo superiore, c'è un problema. Ma chi è che deve andare a evangelizzare nelle scuole? I giovani. Non ci può andare il pastore. Ma il pastore ci può arrivare, ve lo dico dopo, che altrimenti divento troppo pesante. Quindi, il pastore ci può arrivare con i libri. E per chi ha nel cuore questo progetto, domani farà una cosa bellissima. Organizzerai un video da presentare a chi vuole finanziare questo progetto. Chiederemo a Palermo se ci fanno uno sconto per i libri. E chi vuole finanziare questo progetto, io personalmente lo regalerò nelle scuole agli insegnanti. E chi vuole finanziare questo progetto, che inizi a versare, ti daremo un conto a parte, in modo tale che chiederemo uno sconto per i libri e al tempo stesso lo regaleremo agli insegnanti. E io credo che la Chiesa risponderà prontamente e generosamente e largamente, così credo come risponderà anche le persone che ancora non conoscono Dio, per poter finanziare questo progetto, perché è importante comunque che le persone abbiano una morale alta. Quindi, mamma mia, che predicazione travagliata questa mattina. Che ore sono? Mi avete fatto
11 e mezzo, ok. L'ora, l'ora di chiudere. Manca, manca. Cioè ci sono 9, 2, 11 fogli, di fogli, neanche ho iniziato. Dobbiamo aprire anche una radio, ci stiamo pensando, ci stiamo pregando, ci stiamo pregando. Ci stiamo pregando e arriverà anche la radio, non ti preoccupare. E anche la TV. Non so come arriverà, ma arriverà. Ok, abbiamo detto cosa? Che dobbiamo... dobbiamo ministrare sotto un cielo aperto. Ok, entriamo subito nel messaggio. Ministrare sotto un cielo aperto. Abbiamo detto che non possiamo presentare agli altri se noi non conosciamo Dio. E quindi non possiamo parlare agli altri del cuore di Dio se noi non conosciamo il cuore di Dio. Amen. E come pensi di ricevere rivelazioni da parte di Dio? Stando alla sua presenza. E quando devi stare alla sua presenza? O quando devi ricevere rivelazioni? Una volta l'anno o ogni giorno? Ogni giorno. E allora ti dico subito come si ricevono le rivelazioni. Mentre io non avevo in mente del libro, del progetto del libro, ma mentre stavo parlando lo Spirito Santo mi ha ispirato a questo progetto. Perché possiamo arrivare nelle vite delle persone, perché il mondo non ha risorse. La risorsa ce l'ha la Chiesa, che prende dal piano di, dal piene dal cielo, lo porta dentro sé e lo trasferisce al mondo. Amen. Quindi le rivelazioni come arrivano? Arrivano stando alla presenza, alla sua meravigliosa presenza, dimorando alla sua presenza arrivano le rivelazioni. E non deve essere qualcosa che tu devi nutrire la tua vita di una rivelazione avuta 5 anni fa o 10 anni fa, o che l'ha avuta tua nonna o tuo nonno, il tuo pastore. Ma io credo che la Chiesa debba vivere di continue rivelazioni. Ti deve rivelare lo Spirito Santo cosa c'è nel cuore per la tua vita, per la tua famiglia, per il tuo matrimonio, per la tua scuola, per la tua fabbrica, per la tua città, per la nazione. Perché non dobbiamo camminare come i zombie cercando, cioè dove devo camminare, non so, cerco una guida. Lo Spirito Santo è la nostra guida, è Lui che ci ispirerà. Amen. Così vediamo un attimino in Ezechiele capitolo 1 versetto 1, dice: nel 30° anno, il 5 del quarto mese, avvenne che mentre mi trovavo tra i deportati presso il fiume Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi delle visioni da parte di Dio. E allora Ezechiele qua, il popolo di Dio si trovava in Babilonia, si trovava in confusione, era stato deportato, e Dio, mentre il popolo era deportato, lui stava pregando e riceve da parte di Dio. Quindi le rivelazioni per cosa servono? Per toglierci dalla confusione e darci direzione e stabilità. Non per mettere confusione. A volte dice: sai, ho fatto un sogno, ho ricevuto questo, c'è una particolare aspetta, un'interpretazione. Allora mi interpreti questo sogno. No, non è questo. Mi interpreti questo sogno, non è questo. Mi interpreti questo sogno, non è così. Andiamo. Allora, quando Dio parla è molto chiaro, ragazzi. Non tutti i sogni sono da parte di Dio, molti sogni, la maggior parte dei sogni che noi facciamo vengono dalla moltitudine dei pensieri che abbiamo avuto durante la giornata, durante il mese, nella nostra infanzia, perché quando dormiamo la nostra mente continua ad elaborare l'inconscio, non il coscio. Il coscio è quello che tu pensi sul momento, ma quando la notte dorme la tua mente continua a lavorare nel subinconscio, quello che hai dimenticato. E molti sogni non sono da parte di Dio. Allora dobbiamo saper fare la differenza, quello che viene da parte di Dio e quello che non viene da parte di Dio. Quando abbiamo delle visioni dobbiamo far sapere, avere discernimento: è da parte di Dio o è frutto della mia immaginazione? Non dobbiamo camminare così, perché quando Dio dà rivelazione ci vuole portare in una posizione dove darci direzione e chiarezza, non confusione. Cioè, ho fatto un sogno, ho ricevuto questo da parte di Dio, e ti porta indietro piuttosto che portarti avanti. Non è da parte di Dio. Apocalisse capitolo 4 versetto 1, la Bibbia dice: dopo queste cose io vidi
ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Cosa dice qua? Dov'è che riceve rivelazioni? Giovanni dov'è che ha ricevuto l'invito? Dice: sali quassù. E quindi devi salire alla presenza di Dio per poter ricevere rivelazioni. Non può, le rivelazioni non vengono mentre tu continui a fare le tue cose quotidiane o camminiamo nel compromesso, ma le rivelazioni avvengono quando noi saliamo. C'è un invito che Dio fa a Giovanni, dice: sali quassù e io ti mostrerò. E Dio sta chiamando la sua chiesa a salire di livello. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo di questo. E poi dice: subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. Apocalisse capitolo 19 versetto 11 dice: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace. E chi è questo fedele? Gesù. Ok. Ed egli giudica e guerreggia con compromesso, con favoritismo, con parzialità. La Bibbia dice che il fedele e il verace, egli giudica e guerreggia con giustizia. Anche Giacobbe vide i cieli aperti. Vi ricordate quando Giacobbe fuggì perché aveva paura di suo fratello? Genesi capitolo 28 versetto 12 dice che mentre lui si distese e aveva la testa poggiata su una roccia come cuscino, su una pietra, dice: sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa, ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa, e gli disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. Quindi ci parla che anche Giacobbe vide i cieli aperti, e quindi questo ci dice che anche noi dobbiamo vedere i cieli aperti su di noi. Amen. E allora c'è una storia nell'Antico Testamento. Una persona che aveva i cieli chiusi e una persona che aveva i cieli aperti. Chi era questa persona che aveva? Abitavano entrambi nella stessa casa. Una aveva i cieli aperti e una aveva i cieli chiusi su di sé. Vediamo se proviamo. Chi era? Nella stessa casa. Antico Testamento. No. Samuele ed Eli. Entrambi, si vede che studiano la Bibbia. Entrambi stavano sulla stessa casa, uno aveva i cieli aperti e uno aveva i cieli chiusi. Leggiamo brevemente in 1 Samuele capitolo 3 versetto 1, perché qua faremo uno studio e credo che lo divideremo in due parti questo. Ora il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. Dove sono i giovani? Ora i giovani Samuele serviva l'Eterno. Possiamo dire: or la giovane Francesca serve l'Eterno. Possiamo dire: or la giovane Laura serve l'Eterno. Possiamo dire: la giovane Miriam serve l'Eterno. Possiamo dire: il giovane Massimo serve l'Eterno, il giovane Joel serve l'Eterno. Non era anziano, non gli erano caduti i capelli come il pastore, o non se l'era rasati come il pastore.
avevano ancora i capelli folti sulla testa, erano giovani, e la Bibbia dice che il giovane Samuele serviva l'Eterno alla presenza di Eli. E la parola dell'Eterno, la Bibbia dice, era rara in quei giorni e non c'era alcuna estesa rivelazione della parola di Dio. In quel tempo Eli era coricato al suo solito posto. E tra parentesi, nella Bibbia c'è scritto: ora la sua vista aveva cominciato ad offuscarsi ed egli non poteva vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tabernacolo dell'Eterno dove si trovava l'arca di Dio. Allora l'Eterno chiamò Samuele, che rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose: io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Così egli andò a coricarsi e l'Eterno chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò, andò da Eli e gli disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Ma quegli rispose: figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Or Samuele non conosceva ancora la voce dell'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era stata ancora rivelata. L'Eterno chiamò nuovamente Samuele per la terza volta, così egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Eli comprese che l'Eterno chiamava il giovane, perciò Eli disse a Samuele: va a coricarti, e se ti chiamerà ancora dirai: parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Così Samuele andò a coricarsi al suo solito posto. Quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ascolta. Allora l'Eterno disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che farà rintronare gli orecchi di chiunque l'udrà. E qua vediamo che nella stessa casa c'era Eli, sacerdote, e c'era un giovane che serviva il sacerdote Eli. E meno male che questo giovane non si è lasciato condizionare né influenzare dal suo sacerdote. Perché il suo sacerdote, se andiamo a analizzare un po' prima del capitolo 2, al capitolo 2, la Bibbia dice che il sacerdote Eli non aveva mai corretto i suoi figli. I suoi figli peccavano davanti alla porta del tabernacolo e Eli sapeva che i suoi figli peccavano, ma non li aveva mai corretti. Li aveva lasciati peccare. Era sceso nel compromesso. E quando noi camminiamo nel compromesso, Dio chiude i cieli. Quando noi camminiamo nel peccato, i cieli si chiudono su di noi. E Dio si è dovuto, siccome la cosa persisteva nel tempo, Dio si è dovuto scegliere un'altra persona e si stava preparando un'altra persona, un altro profeta. E una cosa molto bella nella Bibbia che c'è, che una mamma che non poteva avere figli, cosa ha detto? Signore, se tu mi darai un figlio, io lo offrirò a te per sempre. E io credo che i genitori dobbiamo essere di questo tipo di cuore di Anna, che dobbiamo offrire i nostri figli al Signore e farli crescere nella casa del Signore. Fargli ascoltare l'insegnamento non quando hanno 20 anni, non quando ne hanno 25, non quando ne hanno 18, ma da piccoli devono crescere là. Perché se anche i bambini a un anno non capiscono, non ascoltano la parola di Dio, ma percepiscono l'atmosfera e l'unzione che Dio mette nella Chiesa. Il bambino non comprende lo studio, la predicazione, ma avverte la condizione spirituale che respira e che vive nella Chiesa. È come quando un bambino in una casa vive una condizione spirituale di compromesso e di peccato, è irrequieto. Piange, grida, strilla, tira le cose, perché la condizione spirituale dove vive non è delle migliori.
e di conseguenza il bambino è disturbato dai demoni. I grandi non vediamo i demoni, ma i bambini riescono a vedere gli angeli di Dio e riescono a sentire quando sono disturbati. E tu dici: ma perché il bambino piange? E siccome come papà forse non hai pazienza, gli dai due ceffoni nel sedere. Perché piange sempre il bambino, perché il bambino è irrequieto. Crea l'atmosfera sacerdotale a casa tua, perché i bambini possano vivere in un'atmosfera sacerdotale di pace, di gioia, di amore, dove lo Spirito Santo aleggia nella casa e dove noi tante volte non sentiamo la sua presenza, ma i bambini avvertono la sua presenza. Così Samuele era stato affidato da sua mamma nelle mani del sacerdote Eli, ma Dio aveva messo il suo sguardo sulla vita di Samuele e stava preparando un futuro ministro. Quello che non ha saputo fare Samuele, quello che non ha saputo fare Eli, l'ha portato a compimento Samuele. Dio aveva scelto Eli come sacerdote e doveva funzionare come sacerdozio, ma il suo sacerdozio è entrato nel compromesso e non funzionò più. Ha fatto entrare il peccato nella sua casa, ha fatto entrare il peccato nel paese, e Dio si è dovuto scegliere Samuele. Lui alla terza volta ha compreso che era Dio che stava chiamando Samuele. Samuele ancora non conosceva la voce di Dio, aveva bisogno di essere ammaestrato, ma anche egli stesso aveva perso di vista e non comprendeva più che Dio stava chiamando Samuele. Ci è arrivata alla terza volta. Perché ci è arrivata alla terza volta? Perché lui si era allontanato da Dio. La Bibbia dice che la parola era rara in quel tempo, significa non c'era alcuna estesa rivelazione, significa che Dio non parlava più col sacerdote Eli. Non c'era più rivelazione. E allora Dio ha dovuto scegliere un ragazzo che serviva fedelmente. Dov'è che era coricato Eli? Eli non era coricato vicino alla presenza di Dio, era Samuele coricato vicino all'arca di Dio. Era Samuele che era più vicino alla presenza di Dio, non era il sacerdote. Vedete come c'era una transizione, un cambio. Eli si era allontanato dalla presenza di Dio e un ragazzo iniziò a dormire dove c'era l'arca della presenza di Dio. E io credo che questo è tempo dove Dio vuole scegliere giovani che rispondano alla chiamata di Dio, perché forse molti di noi già anziani siamo entrati nel compromesso e ci siamo conformati al compromesso e facciamo abitudine di andare in chiesa, ma realmente non riceviamo rivelazione di Dio. Allora, quando è l'ultima volta che Dio ha parlato al nostro cuore, che abbiamo visto la mano di Dio rivelata nella nostra vita e abbiamo compreso l'intenzione di Dio per la nostra vita, per la città, per la famiglia, per la nazione? Quando è stata l'ultima volta? E dice: wow, Dio mi ha parlato, vuole fare questo, vuole che andiamo in questo determinato posto per evangelizzare questa persona, questa famiglia, questo territorio. Dio vuole prepararmi perché io un giorno lo servirò. Sai che questo è compito di noi papà e noi mamme, le mamme, di pregare: Signore, ma mio figlio cosa dovrà fare? La mamma di Salomone gli ha detto: Signore, dammi istruzioni come dovrà crescere mio figlio. Quali sono le istruzioni che io devo ricevere da te per educare mio figlio, per insegnare mio figlio e come devo farlo camminare? Non spetta al ragazzo, spetta ai genitori. Spetta a noi genitori poter pregare e dire: Signore, dammi rivelazione, ma mio figlio, come lo vedi tu? Ma è mio figlio, me lo tengo stretto a me, io gli voglio fare al mio figlio il medico, io gli voglio fare a mio figlio l'infermiere, io gli voglio fare a mio figlio l'imprenditore, il calzolaio. E Dio cosa gli vuole fare? La Bibbia non dice che i figli sono un dono di Dio, e se Dio te l'ha dato deve ricercare: Signore, se tu me l'hai dato a me, mio figlio come deve insegnarlo? Qual è la direzione che devo dare a mio figlio perché mio figlio, mia figlia risponda alla tua chiamata, non alla mia chiamata, non alle mie insoddisfazioni? Se io sono frustrato come padre perché non sono riuscito in una determinata cosa, allora la voglio trasmettere a mio figlio, che riesca lui.
ma Dio per lui o per lei ha un altro proposito, ha un altro progetto. E come genitori noi abbiamo il compito e la responsabilità di avere rivelazione di quello che Dio vuole fare con i nostri figli, ma prima dobbiamo riceverlo anche per noi e poi lo possiamo ricevere anche per i nostri figli. Dice: la parola era rara in quei giorni e non c'era alcuna estesa rivelazione. Mamma mia, ma come si fa a vivere di una rivelazione di un anno fa? Ma come si fa a vivere di una rivelazione di una cosa che ho ricevuto 6 mesi fa? Sì, 6 mesi fa forse ho ricevuto una rivelazione per quello che Dio vuole fare, ma io non devo vivere sempre in funzione di quella. Sto camminando, mi sto adoperando, ma voglio ricevere nei dettagli quello che Dio vuole fare e come lo vuole fare. Ricordiamoci di quello che Dio disse a Mosè: cerca di fare secondo tutto quello che ti ho mostrato quando eri sul monte. Trasferiscilo agli anziani perché si lo facciano. Allora ciascuno di noi deve dire: l'ultima volta che siamo saliti sul monte, vi aspetto un attimo, io mi isolo come fece Salomone, da tutti salgo sul monte a pregare, a cercare la faccia di Dio. Quando è stata l'ultima volta? Quantomeno sta crescendo il desiderio, quantomeno sta crescendo l'entusiasmo per praticare quello che la parola di Dio dice, quantomeno ci mette in discussione come dire: wow, ma questa parola, mamma mia, anche io voglio ricevere da Dio, anche io voglio avere questa intimità con Dio, anche io voglio servire Dio. Ma se questa passione non c'è realmente, cari fratelli, siamo messi male. La vista di Eli era offuscata. Ascoltate questo: c'è tante volte tra malattie fisiche ci sono collegamenti con condizioni spirituali. A volte la vista era offuscata perché la condizione di Eli non era giusta la condizione spirituale di Eli non era giusta davanti a Dio. E quando la nostra condizione spirituale non è giusta davanti a Dio, attiriamo tante volte delle malattie. L'avversario non è la volontà di Dio, le malattie. È la volontà del diavolo tenere le persone malate. La mancanza di perdono porta delle malattie. È stato testato che porta gastrite, colite, infiammazione al colon. Allora è importante che stiamo attenti, la nostra vista com'è spirituale? Sto realmente vedendo quello che Dio vuole fare? Realmente sto vedendo quali sono le intenzioni di Dio? Oppure no? Com'è la tua vista? Com'è la tua vista spirituale? Cosa stai vedendo? Cosa immagini? Sai io cosa immagino e cosa vedo? Non lo voglio dire. Vedo una rivoluzione nella nazione dell'Italia, al punto tale da entrare in una forte crisi e dire: ma come accadrà tutto questo? Quando Dio parlò a Samuele e gli ha detto: farò qualcosa che farà rintronare le orecchie di chiunque lo udrà. Cioè Dio stava per rimuovere il sacerdote Eli e stava per suscitare Samuele come profeta in Israele. Dice: ma un giovane, ma è un ragazzino. Dio sta parlando a un ragazzino e sta rivelando quello che Dio vuole fare in una nazione. Chi è che Dio scelse come re di Israele? Dio rimosse Saul e scelse Davide, un ragazzo, come re in Israele. E sapete, io credo che nella nazione dell'Italia c'è un ribaltamento. Si entrerà in una crisi dove si entrerà in una sorta di confusione iniziale, ma ci sarà poi una chiarezza così tale di coloro che saranno ai vertici spirituali della nazione. E io credo che sarà un popolo di giovani, saranno punti di riferimento giovani che Dio sta scegliendo per governare spiritualmente la nazione.
Perché grandi abbiamo creato separazioni, abbiamo creato divisioni, abbiamo creato scandali, e questo non va bene, quello non va bene, me ne vado dalla chiesa, me ne vado dal pastore, scappo, me ne torno indietro. Io credo che Dio sta preparando giovani per fare la differenza. Io credo che Dio sta scegliendo giovani dove i cieli saranno aperti nei giovani, e ci sarà un tempo di accelerazione, un tempo di crescita esponenziale, un tempo dove quello di cui si è parlato per tanti anni oggi si avvererà e si vedrà tangibilmente. Ci saranno profeti, apostoli giovani, ci saranno pastori giovani, ci saranno pastori adolescenti che inizieranno a curare altri bambini, altri adolescenti. A questo, scusatemi, mi ci metto anche io, sarà nostra vergogna. La nostra vista spirituale com'è? La Bibbia dice che il sacerdote Eli, la sua vista era offuscata, non vedeva più, non c'era estesa rivelazione. Mamma mia, io quando mi ascolto dei messaggi di altri ministri e hanno rivelazioni, mentre in una santa gelosia, dico: Signore, anche io li voglio. Mi metto là come un bambino, Signore, anche io li voglio, Signore. Come devo fare? Insegnami come devo fare, Signore. Come devo fare, Signore? Insegnami, voglio appartare, voglio stare da solo con te, Signore, perché voglio conoscere come si fa. Non voglio un maestro, un uomo, Signore, ma voglio che tu mi insegni e che tu mi riveli cosa vuoi fare. Come si fa quando si ascolta a volte una predicazione? Ah, ma che è stata bella, ma non deve essere bella la predicazione, ci deve portare in una santa crisi, ragazzi, come dire: anche io lo voglio. L'apostolo Paolo dice: desiderate ardentemente i doni spirituali. Ma a volte dice: i doni spirituali, questo è da Dio, questo non è da Dio, questo dobbiamo valutare, no, questo non lo può ricevere, si fa così. Meccanismi umani per ricevere i doni, conosciuti, attestati. È vero che i doni devono essere riconosciuti, ma io credo che ci sono giovani, ci sono persone giovani, gli ultimi che arriveranno, gli ultimi giovani che arriveranno al Signore, io credo che avranno un impatto potente con lo Spirito Santo, una visitazione potente con lo Spirito Santo, dove saranno impattati con doni profetici, doni di discernimento degli spiriti, parole di conoscenza, parole di sapienza, diversità di lingue, interpretazione delle lingue, avranno visioni, perché la Bibbia dice in Gioele che i giovani avranno delle visioni, dire: dobbiamo fare questo in questa piazza, giovani organizziamoci perché dobbiamo fare questa manifestazione, dobbiamo fare questo concerto, dobbiamo evangelizzare, lo dice ai grandi, sì, ma no, ancora non è il tempo. Aspetta, prima viene il lavoro. No, ho mal di schiena, ho mal di spalla, ho mal di gambe. Prima devo fare questo, prima devo fare quello. E intanto le persone muoiono. E il cuore di Dio è sempre più triste. E Dio deve scegliere giovani Samuele. Samuele serviva, ma non aveva sapienza e intelligenza di poter comprendere la voce di Dio. Possiamo servire Dio e non conoscerlo? Sì, possiamo servire Dio ma non conoscerlo. Puoi andare a lavorare in un'azienda ma tu non conosci mai il titolare. Non ti interessa conoscere chi è il tuo datore di lavoro. Non ti interessa conoscere chi è il tuo direttore. Sai che uno che lavora in un'azienda deve conoscere il suo datore di lavoro e deve esporsi a dire: io la ringrazio per il lavoro che lei mi sta offrendo, che Dio lo possa benedire e che possa moltiplicare la sua azienda. Ma sai che quando tu ti esponi e dici questo, la tua vita deve essere ad hoc. Per questi molti non vogliono conoscere il datore di lavoro. E non si vogliono fare conoscere, non si vogliono identificare.
Perché il datore di lavoro dice: senti, ma in quella chiesa vai, non gli dire che comunque. Quindi è importante che se serviamo Dio lo dobbiamo conoscere. Amen? Ok. Vi do le cause e le conseguenze di quello che è successo a Eli. Qualcosa l'abbiamo già detta, ma ripeterlo non fa male. Quindi le cause: Eli aveva la vista offuscata. Aveva una visione spirituale calante. Ecco, là ce l'ha. Brava. Cosa? La prima: Eli aveva una vista offuscata. Significa aveva una visione spirituale calante. Sta crescendo la tua visione spirituale o sta calando? Dormiva profondamente. Significa che non vegliava più nello spirito. Terza: era nel tempio, ma non udì Dio. Aveva la posizione, ma non aveva Dio. Andiamo avanti. Solo al terzo richiamo comprese che era Dio. Aveva perso la sensibilità spirituale. Si coricava lontano dall'arca, non dimorava nella presenza di Dio. Permise al peccato, fece compromesso col nemico. Quando noi permettiamo al peccato di entrare nella nostra vita, stiamo permettendo al nemico di entrare nella nostra vita. Ha un'area, una breccia aperta il nemico dove lui può entrare, e quando lui entra vuole fare solo distruzione. Per questi credenti dobbiamo camminare in santità. C'è una santità posizionale che quando noi abbiamo ricevuto Cristo, noi siamo stati santificati per mezzo del suo sacrificio, lavati col prezioso sangue di Cristo Gesù, e posizionalmente in Cristo siamo santi. La Bibbia dice: le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Poi c'è una santificazione progressiva che riguarda la nostra anima, il nostro modo di pensare, il nostro agire. Arriviamo al Signore, riceviamo Cristo, spiritualmente nasciamo di nuovo, ma chi aveva l'abitudine di rubare, non è che lo lascia da un giorno all'altro. Gli si deve insegnare che non bisogna più rubare. Chi commetteva fornicazione prima di sposarsi, bisogna insegnare che non bisogna più fornicare. Chi beveva e faceva uso di alcol prima di conoscere il Signore, nel momento in cui riceve Gesù, bisogna insegnare che non bisogna più bere alcol. Forse non l'imparerai in una settimana, l'imparerai in un mese, in un anno, ma ci deve essere un cambiamento. Chi si drogava, quando arriva in Cristo Gesù, riceve Cristo, posizionalmente è una nuova natura, in spirito, ma cosa avviene? Che la sua mente deve cambiare, deve essere toccato nel suo corpo, disintossicato, perché una persona che si droga, il suo corpo ha fatto abitudine e ha bisogno di quello. E quindi deve essere toccato da parte dello Spirito Santo, deve comprendere che la sua vita, il suo corpo non ha più bisogno e deve iniziare a rigettare la droga e ad amare la santità. È un processo questo. Poi c'è la santificazione finale e significa quando noi saremo con lui faccia a faccia. Amen? Quali sono le cause? No, scusate, le conseguenze. Avanti, avanti. La parola di Dio era rara. I cieli si erano chiusi per tutti, non solo per chi era in autorità. Tu ed io, se abbiamo i cieli aperti, il beneficio non è solo per noi. Non è solo per la tua vita, non è solo per la tua famiglia, non è solo per la chiesa, ma per la città, per il popolo, per la nazione. Perché quando la Chiesa ha i cieli aperti e riceve rivelazione da parte di Dio, ognuno inizia a parlare nel posto di lavoro e nella famiglia quello che dovrà accadere e come si dovranno fare le cose. Nel negozio un'altra persona inizia a parlare quello che ha ricevuto da parte di Dio e quello che dovrà avvenire e inizia ad incoraggiare le persone come si devono comportarsi. La stessa cosa vale per ognuno di noi. Per questo Gesù disse che voi siete il sale della terra e la luce del mondo.
Ma quando noi camminiamo nel compromesso, quando non c'è più rivelazione, la Chiesa non ha motivo di esistere. Una Chiesa che non cammina nella rivelazione di Dio non ha motivo di esistere, non è luce, non è sale. È un'assemblea, un club, un'associazione. La morte dei figli in casa entrò la maledizione. Dio cosa aveva detto? I suoi figli peccavano, fornicavano. Le cose che erano la carne che era consacrata a Dio, loro mettevano il forchettone, dice no, mangio io, prima mi riempio la pancia io. Quale carne consacrata a Dio? Quale offerti a Dio? Quando mai prima offrire a Dio? Prima penso per me e poi penso per Dio. C'è la morte. E dobbiamo stare attenti, ogni padre, ogni madre deve stare attento nella propria casa a cosa entra, chi c'è al primo posto. La morte dei figli in casa entrò la maledizione. Sai che quando un papà e una mamma non governiamo bene le nostre famiglie, entra la maledizione a casa nostra, nei nostri figli. E quando si parla di morte, non si parla solo di morte fisica, si parla della morte spirituale. Per questo noi come genitori dobbiamo comportarci ad hoc. Dobbiamo pagare il prezzo. Un padre che non prega a casa sta lasciando una porta aperta al diavolo di entrare a casa e di pregare lui a casa, di comandare lui a casa. Un padre che non copre spiritualmente la propria famiglia, la propria moglie, la propria casa, i propri figli, sta permettendo che sia coperta da qualsiasi altra cosa e non dal sangue di Cristo Gesù. Un padre che non ha timore, un marito che non ha timore della parola di Dio, sta permettendo al diavolo che un altro timore entri nella propria casa, nel proprio matrimonio. Il sacerdozio significa uno che è sacerdote, Dio aveva chiamato Aronne e tutta la sua famiglia sacerdotale. Lui, Gesù è il sommo sacerdote, tutti coloro che hanno ricevuto di Cristo Gesù siamo re e sacerdoti, ma non perché portiamo l'etichetta, non perché lo parliamo, ma perché dobbiamo comportarci come re e sacerdoti, ovvero significa governare la nostra vita, il nostro matrimonio, la nostra famiglia secondo l'ordine della parola di Dio. Perché nel momento in cui non governiamo prima la nostra vita con la parola di Dio, ovvero non siamo sotto disciplina, l'apostolo Paolo diceva: io disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso ripreso. Allora noi non possiamo governare gli altri, io non potrei mai governare la Chiesa se prima non disciplina il mio corpo, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, i miei sentimenti, le mie emozioni. Allora la Chiesa di Cristo Gesù è chiamata ad essere una Chiesa sacerdotale, ovvero svolgere le funzioni da re e da sacerdoti nella propria casa, re e sacerdoti nella Chiesa, re e sacerdoti nel posto di lavoro, re e sacerdoti nella città. Le persone devono vedere che tu sei un uomo o una donna di Dio, un uomo o una donna che preghi. E che prima di ogni altra cosa, prima del tuo lavoro, prima della tua famiglia, ti dico ancora una cosa, prima del tuo matrimonio, prima dei tuoi figli, viene il Signore Gesù Cristo, perché Lui è il Signore del tuo matrimonio. Se Lui non è il Signore del tuo matrimonio, Lui non è il Signore dei tuoi figli, neanche i tuoi figli saranno di Dio. Per questo i sacerdoti dobbiamo cambiare rotta, perché i figli, la Bibbia dice, sono un dono di Dio. E se prima non è al primo posto Dio, tu non potrai, tu ed io non potremmo neanche governare i nostri figli, non potremmo neanche governare il nostro matrimonio. Perché se mettiamo qualsiasi cosa, mettiamo prima di Dio nel nostro matrimonio, Lui è il Signore. Sono i soldi saranno il Signore del matrimonio. Quando ci sono i soldi, tutto va bene. Quando soldi non ce n'è, il matrimonio non va bene. I figli. Prima vengono i figli e poi viene Dio. Bene, quando i figli se ne andranno o ti tratteranno male, hai perso i figli, hai perso proprio Dio. Perché non c'è il timore. Ma quando c'è Dio prima nel matrimonio, prima del coniuge c'è Dio, quando prima dei figli c'è Dio,
Quando prima della Chiesa c'è Dio, quando prima dei soldi c'è Dio, quando prima della posizione c'è Dio, quando prima del servizio c'è Dio, tutto quello che facciamo dopo ci sarà benedizione. Tutto quello, quando togliamo a Dio la posizione che gli spetta nella nostra vita, abbiamo realmente fallito. E dobbiamo ritornare ad essere dei veri re, dei veri sacerdoti. La prima cosa che ci deve essere nel nostro posto, nella nostra vita, nella nostra bocca, deve essere: Dio cosa pensa di questa scelta? Dio come agirebbe in questa determinata situazione? Gesù come agirebbe? E io come sacerdote voglio agire come Gesù avrebbe agito se fosse qua sulla terra. Perché ci saranno delle conseguenze quando noi non agiamo bene, non svolgiamo il nostro ministero sacerdotale. Ci sono delle conseguenze, la morte dei figli. Quanto figli di credenti. Io vengo da una chiesa grande, Palermo, e tutti abbiamo sbagliato. Non puntiamo il dito a nessuno, tutti abbiamo sbagliato. Perché a volte pensavamo per la chiesa, per il servizio, per arrivare ad una posizione, per fare il leader nella chiesa, per fare il pastore nella chiesa, per fare l'apostolo nella chiesa, per andare a predicare, per fare questo, per fare quello. E i figli sono morti spiritualmente. I figli, per favore, è il caso di accenderla adesso questa affare qua. Il primo posto deve essere Dio, non la posizione. La prima cosa che deve essere nella nostra vita, nella nostra bocca, quando ci svegliamo la mattina, ci deve essere Dio. Il primo pensiero quando dobbiamo prendere una decisione deve essere Dio, non tuo figlio, né il tuo lavoro, né le tue finanze, né la tua posizione, né il tuo matrimonio, ma il primo posto ci deve essere Dio. Perché tutti i fallimenti che abbiamo presi, li abbiamo presi, cari, perché abbiamo tolto Dio dalla nostra vita. Abbiamo tolto Dio dal nostro matrimonio. Abbiamo tolto Dio dai nostri figli. Abbiamo tolto Dio dal nostro incarico che Dio ci ha dato. Abbiamo tolto Dio dalle nostre finanze. Prima vengo io e poi viene Dio. E i figli sono morti. Il sacerdote non stava svolgendo il suo servizio sacerdotale. Non stava vicino all'arca. La Bibbia dice che quando l'arca dell'Eterno entrò nella casa di Edom, la presenza di Dio si manifestò e c'era qualcosa di meraviglioso e Davide fu colta gelosia. Ma la gelosia c'è quando le persone sono più benedette di noi perché stanno servendo il Signore, a dire: no, mamma mia, io voglio una santa gelosia, ho una santa gelosia. Io ho una santa gelosia perché quello sta crescendo, quello è benedetto e io no, non sto invidiando, ma una santa gelosia, come dire: voglio crescere, arrivare a quella posizione. La terza cosa, la propria morte, avvenne la distruzione, è stato rimosso Eli dal suo servizio, è stato rimosso. Allora noi dobbiamo avere sempre connessione, cari fratelli, dobbiamo stare attenti a come stiamo camminando. Dio, c'è stata una transizione, mise da parte Eli e scelse Samuele e ha rivelato a questo giovane, ha rivelato quello che stava per accadere. Noi dobbiamo avere i cieli aperti su di noi e ricevere continuazione, non dobbiamo essere nella condizione di come era il sacerdote Eli, che i cieli erano chiusi, c'era una vista calante, ma sì, dai, e che ci fa? Quanto fratelli e quanto sorelle sono tornati indietro e hanno la vita distrutta nel peccato, nel compromesso, per non ascoltare Dio, per non ascoltare i consigli, per non leggere la parola, quanto disastri ci sono stati nella Chiesa. Ragazzi, quando si vive nel compromesso non postate cose su Facebook perché state confondendo le persone. Non mettiamo cose su Facebook che non sono in accordo alla parola di Dio perché realmente stiamo confondendo le persone. Il mondo, la Bibbia dice, giace nel maligno e ha bisogno di vedere la luce. Non dobbiamo confondere le persone, ma dobbiamo portare le persone ad avere la chiarezza della parola di Dio.
ad avere chiaro quello che dice la parola di Dio, come qual è il cuore di Dio, cosa Dio vuole. E non dobbiamo, non siamo qua per portare confusione, noi siamo qua per portare chiarezza. Non siamo arrivati, tanti dobbiamo crescere, dobbiamo cambiare tante cose, ma abbiamo le idee chiare, che è quello di mettere il giusto fondamento della parola di Dio. Perché c'è un popolo, Elia stava scappando dalla presenza di Dio e Dio l'ha dovuto prendere e dire nuovamente: ritorna, rifà la strada, ci sono 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia a Baal. 7000 uomini. Elia non vedeva quello che c'era, quello che Dio aveva appartato, e tante volte la stessa condizione della Chiesa è così: non vediamo quello che Dio ha preparato e continuiamo a scappare da Dio, a farci i nostri affari e non comprendiamo quello che Dio voleva fare. Elia stava scappando e Dio lo richiama e dice: devi ungere questo come re, come profeta. Quando noi, ciascuno di noi, rispondiamo alla chiamata di Dio, c'è un piano, qualcosa che Dio vuole fare per poter benedire la vita delle persone, per poter benedire, ungere la vita delle persone. Elia stava facendo questo errore. Quanti errori abbiamo fatto noi? Abbiamo scappato, siamo tornati indietro, il piano di Dio non è andato avanti perché siamo tornati indietro. Noi dobbiamo avere chiaro, chiarezza, e la chiarezza viene dal rapporto con lo Spirito Santo, la chiarezza viene dal rapporto con Dio. Mi permettete 5 minuti, vi voglio leggere quello che fece un re e poi chiudiamo, ve lo prometto. No, perché mi ha toccato tantissimo, mi ha toccato anche questo del sacerdozio stamattina quando l'avevo meditato. Era un tempo di transizione dai giudici ai re in Israele. La Bibbia dice che c'era un giovane re, Manasse. Seconda Cronache 33:1, prendetevi gli appunti, poi ve lo leggete a casa. Dice: Manasse aveva 12 anni quando iniziò a regnare e regnò 53 anni a Gerusalemme. Ascolta questo. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Egli riedificò gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demolito, eresse altari a Baal, fece gli Asherim e si prostrò davanti a tutto l'esercito del cielo e lo servì. Eresse pure altari nella casa dell'Eterno, della quale l'Eterno aveva detto: il mio nome rimarrà in Gerusalemme per sempre. Mamma mia. Non per niente Gesù, quando entrò nel Tempio, iniziò a rovesciare i tavoli dei cambiamoneti, dei venditori di colombe. Dice: fece anche passare i suoi figli attraverso il fuoco nella valle del figlio di Innom, praticò la magia, la divinazione e la stregoneria e consultò i medium e i maghi. Si diede interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Mise addirittura un'immagine scolpita, l'Iddio che aveva fatto, nella casa di Dio, della quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone, suo figlio: in questa casa e a Gerusalemme, che ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. E non farò più entrare il piede di Israele lontano dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto ciò che ho loro comandato, secondo tutta la legge, gli statuti e i decreti dati per mezzo di Mosè. Ma Manasse fece sviare Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, inducendoli a fare peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutto davanti ai figli di Israele. L'Eterno parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non prestarono attenzione.
Allora l'Eterno fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re di Assiria, che presero Manasse con uncini al naso, lo legarono con catene di bronzo e lo condussero a Babilonia. Quando si trovò nell'avversità, egli implorò l'Eterno, il suo Dio. Cosa aveva fatto questo re? Aveva scambiato quello che Dio aveva dichiarato per il tempio, per la casa di Dio, aveva costruito idoli. Cosa aveva fatto lui? Si era dato a maghi, a stregoni, a indovini, spiritismo. Aveva fatto costruire nel tempio dove Dio aveva ordinato a Davide e a Salomone che lui sarebbe dimorato per sempre là, lui aveva fatto costruire delle statue. Aveva fatto alterare il compromesso. Aveva portato, non soltanto si era allontanato lui, ma tutto il popolo di Giuda si era allontanato da Dio. Aveva fatto entrare il compromesso nella casa di Dio. Piuttosto che vivere una vita santa e dipendere da Dio, dipendeva da maghi, da indovini, da stregoni, piuttosto che dipendere dal rapporto con Dio. È come dire oggi dipendiamo da tutto piuttosto che dipendere da Dio. È come dire Dio vuole fare qualcosa nella chiesa, in un luogo dove vuole manifestare la sua presenza, ma noi abbiamo cambiato il luogo dove Dio vuole manifestare la sua presenza con un luogo di cortile, dove c'è peccato, dove c'è resistenza alla santità, dove non c'è una presa di posizione per cambiare, per santificarsi, dove si viene in chiesa per incontrare il ragazzo, la ragazza, il fidanzato, la fidanzata, per fare affari. E Dio ha parlato, la Bibbia dice che parlò, sia a Manasse, sia parlò al popolo, ma essi non prestarono attenzione. È come quando noi veniamo in chiesa e siamo distratti, mi sto col cellulare, penso, mentre il pastore sta predicando, questo non mi interessa, ah boh, questo lo prendo, sto pensando a chi devo invitare, dove devo andare a mangiare, che già si sono fatti le 12:15, il pastore ancora non chiude, che io ho un impegno e devo andare via, perché devo fare questo. Non diamo ascolto. Perché l'attenzione non è su Dio, ma è su tutt'altro. Dice, l'Eterno fece venire contro i loro capi dell'esercito del re di Assiria, i nemici, che presero Manasse con uncini al naso. Uncini. Gli uncini quelli della canna da pesca, quelli per pescare i pesci, nel naso. Lo legarono con catene di bronzo e lo condussero a Babilonia confusione. Quando si trovò nell'avversità, egli implorò l'Eterno, il suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. Quindi lo pregò e lo supplicò, e Dio ascoltò la sua supplica e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che l'Eterno è Dio. Fratelli, sorelle care, ma perché ci dobbiamo trovare in una condizione di attraversare avversità per poter ascoltare Dio? Ma perché non rispondiamo a Dio nei tempi di pace, piuttosto che essere presi per il naso o per le orecchie? E attraversare difficoltà o essere nella Babilonia. La Babilonia oggi significa il mondo. Quanto fratelli, sorelle sono ritornate nel mondo, e quando intendo mondo intendo il sistema di questo mondo, a vivere nella condizione come vive il mondo, nella confusione, nella mancanza di integrità, nella mancanza di valori, nella mancanza di direzione, nella confusione. Il popolo di Dio è un popolo che ha chiarezza, perché dalla parola di Dio viene chiarezza, viene trasparenza, c'è guida, c'è pace, c'è ristoro.
E Dio qua ci vede, ci fa vedere quanto Lui è buono e quanto Lui è padre, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, ma qua Dio ci fa vedere il suo cuore. Manasse in quel determinato posto, nella confusione, nella ribellione, lui dice che pregò quando si trovò nell'avversità e egli implorò l'Eterno. È come dire, cadde in ginocchio, è come il figlio il prodigo che si trovò in mezzo ai porci. Signore, ho sbagliato. Dice, implorò l'Eterno, il suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. Dice, quindi lo pregò e lo supplicò, e Dio ascoltò la sua supplica e lo ricondusse a Gerusalemme, nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che l'Eterno è Dio. Dopo questo Manasse costruì un muro fuori dalla casa, dalla città di Davide, a ovest di Gion, nella valle, fino alla porta dei pesci che girava attorno a Ofel. E là fece un alto muro alto. Poi in tutte le città fortificate di Giuda pose capi militari. Inoltre, la Bibbia dice, rimosse dalla casa dell'Eterno gli dei stranieri e l'idolo, insieme a tutti gli altari che aveva costruito sul monte della casa dell'Eterno e a Gerusalemme, e li gettò fuori dalla città. Poi restaurò l'altare dell'Eterno e su di esso offrì sacrifici di ringraziamento e di lode, e comandò a Giuda di servire l'Eterno, il Dio di Israele. Questo è un avvertimento che Dio ci dà, un'istruzione che Dio ci dà, perché quando noi pecchiamo, noi ci ritroviamo nella Babilonia, a volte diventiamo preda del nemico, preda dagli spiriti malvagi. Ci prendono e ci legano, con gli uncini, è stato preso dal naso con gli uncini, la parte delicata, l'unica che l'ha preso dal collo con forza. Basta un uncino qua nel naso, ti tiro. Una cosa molto delicata, e ti trascino. E siccome il naso è una parte delicata, lui giustamente dice, adesca il diavolo con i piaceri della vita, con le nostre debolezze. Lui mette un uncino nel naso, è come un filo dei pescatori che vanno a pescare il pesce. Lo prendono per il naso e lo tirano. Lo tirano in Babilonia, nella confusione. Sono piccole cose. Ti metti su YouTube, inizi a fare delle ricerche che non dovresti fare, guardi delle cose che non dovresti guardare, inizi a parlare male del fratello, inizi a venir meno nel rispetto per i tuoi genitori, inizi a parlare male della città dove sei, dove Dio ti ha portato, dove Dio ti ha messo, inizi a guardare male il tuo datore di lavoro, inizi a parlare male della tua azienda, inizi a parlare male del pastore, di questo, di quello, e sono uncini. E il diavolo ti prende con l'uncino, ti tira ed entri in confusione. Perché mi sta accadendo tutto questo? E a volte sai quando ci rendiamo conto che siamo nella distruzione, che siamo totalmente lontani da Dio? Quando ci troviamo nella più totale confusione e perdiamo il controllo di tutto quello che sta accadendo. Allora ci ricordiamo, perché lo Spirito Santo è fedele, di umiliarci, di abbassarci, di renderci nulla e salire sul monte a pregare, salire alla presenza di Dio. E la Bibbia dice che malgrado tutto il peccato che Dio aveva fatto, sia per lui, sia per la sua casa, sia per il popolo, per tutto Giuda, lui aveva portato il popolo nel peccato, ma Dio è un Dio buono. E anche la Bibbia dice, se i tuoi peccati fossero rossi come la porpora, Dio è potente da poter cambiare i tuoi peccati, da cancellarli e da ricondurti a Gerusalemme,
Sappi una cosa, io credo che questa parola è profetica, perché molti nella nazione ci sarà un cambio generazionale, un cambio di governo spirituale. Nelle chiese ci sarà un cambio di governo spirituale. Tutti coloro che si sono allontanati, che cadranno proprio in basso, ma in basso. Dio, l'uomo dice, ah, finalmente è caduto in basso, oh, che bello! Perché a volte noi siamo così. Dio li prenderà, li restaurerà, li rialzerà. E quando dice, lo riportò a Manassa, a Gerusalemme, prenderà i fratelli che sono caduti nel peccato e li riporterà nella chiesa, nella famiglia. Ma la famiglia deve prepararsi per accogliere le persone. La famiglia deve prepararsi per accogliere le persone, non per giudicare, non per guardare dall'alto in basso e dal basso in alto, ma per accogliere le persone. Perché se Dio ha perdonato Manasse, che ha fatto un grande peccato davanti a Dio e ha fatto sviare tutto il popolo, tu ed io non siamo nessuno per giudicare le persone che sono cadute. La religione punta il dito alle persone che hanno sbagliato, perché devi pagare, ma Cristo Gesù invece, il Padre, attira le persone a sé e lo fa ritornare a Gerusalemme. A volte dobbiamo arrivare nella Babilonia, nella confusione, a volte le persone devono, i fratelli devono arrivare nella Babilonia, ma se nel giorno in cui si pentiranno, Dio è pronto a stendere il braccio e a tirarlo come il padre del figlio al prodigo, lo vide da lontano, lo abbracciò, lo baciò, gli cambiò le vesti, fece festa, gli mise l'anello al dito, gli mise i sandali ai piedi, e questo deve essere il cuore della Chiesa di Cristo Gesù. Amen. Spirito Santo, Signore, questa mattina ti chiediamo un'unzione di purificazione nelle nostre vite. Ti chiediamo questa mattina, Spirito Santo, purifica il tuo popolo. Signore, forse a nostra insaputa, inconsapevolmente, abbiamo edificato idoli, abbiamo eretto immagini. Noi questa mattina, nel nome di Gesù, vogliamo demolire tutto ciò, che, Signore, che abbiamo messo al primo posto prima di te, Signore, prima della tua presenza. Spirito Santo, io questa mattina ti chiedo per tutti coloro che sono in Babilonia, nella confusione, Signore. Ti chiedo, Spirito Santo, rivela il cuore del Padre. Rivela il cuore del Padre, Signore, perché possano tornare a Gerusalemme. Nel nome del Signore Gesù Cristo, Spirito Santo, ti chiedo questa mattina, manifesta la tua presenza, la tua grazia, il tuo favore. Nel nome del Signore Gesù, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. O io ste che rende me sciamare per ehito l'umore di vesta che rende me sembra e deve scibere. Qui ste che rende me scemele io trumo lo so che la sia. Alleluia. Mentre facciamo questo canto, chi vuole andare via?